Oggi è una giornata speciale perché dall'Atacunga raggiungeremo il Cotopaxi, nonché uno dei luoghi più famosi e emblematici di tutto l'Ecuador. Siamo appena entrati nel Parco Nazionale del Cotopaxi. Per entrare qua è necessario noleggiare un'auto o farsi accompagnare da un 4x4. Noi abbiamo trovato il nostro trasporto, appena siamo scesi dal bus, abbiamo cercato di aspettare altre persone perché ovviamente se si è in quattro, se si riempie la macchina, il prezzo si divide. Purtroppo non le abbiamo trovate. Però abbiamo risparmiato comunque $10 perché intanto si è offerto un altro uomo che ha abbassato leggermente il prezzo, quindi abbiamo anche risparmiato un po'. Sì, alla fine ha un prezzo di $20 a testa, si fa il giro del Parco Nazionale con questo uomo che sembra super in gamba, ci sta anche raccontando tantissime cose, ci fa anche da guida, quindi direi ben spesi, anche se ovvio se eravamo in quattro era meglio, però va bene. E adesso ci siamo fermati in questo posto, dato che saliremo molto in altura, qua fanno i tè di coca, nonostante non sia legale la foglia di coca in Ecuador. Questi posti in altura hanno uno speciale permesso per fare tè, vendere caramelle di coca o... Buongiorno. Grazie. Grazie. Con la bandera? Ah, ok. Sì? Grazie, muchas gracias. Ecco qua, giusto appunto, a pochi minuti dal barettino in cui si beve il tè di coca, c'è questo piccolo museo in cui si spiega fauna e flora del Parco Cotopaxi e alcune nozioni riguardo il vulcano, che è uno dei vulcani attivi più grandi di tutto il mondo. Eccoci versione imbacuccata. La guida ci ha lasciato ai 4500 metri, dove c'è il parcheggio in cui lasciano tutti i veicoli, perché è il punto massimo in cui si riesce ad arrivare. Adesso camminando a zigo zago, piano piano, in un'oretta dovremo arrivare al rifugio, nonché il punto massimo che raggiungeremo oggi. E solitamente in quel rifugio qua è dove le persone che poi scalano il Cotopaxi si fermano per riposare e da mezzanotte partono per andare a fare la scalata. Nella salita in macchina abbiamo visto che la vegetazione cambiare tantissimo. Si parte da circa 3000 metri, qui ci sono i pini, belli alti. Pian piano salendo la vegetazione si abbassa sempre di più. Piante sempre più piccole, fiorellini sempre più piccoli, perché inizia a mancare l'ossigeno, fino ad arrivare qua, che siamo già sufficientemente in altura per non vedere praticamente più nessun tipo di vegetazione. Per arrivare al rifugio si può scegliere di fare una scalata un pochino più ripida, non tanto raccomandabile, che è proprio qua dietro e arriva dritto fino al rifugio. È raccomandabile per scendere, ma per salire invece si raccomanda di fare questa, che invece è molto zigozago, in modo che il tuo corpo ha modo di abituarsi all'altura e di recuperare le salite, il fiatone che ti dà la salita, facendo questo zigozago. Noi ovviamente andiamo per la strada raccomandata. C'è un bel ventone freddo, noi che non siamo tanto tolleranti al freddo, e adesso sta nevischiando appena appena, ma evidentemente qualche tempo fa ha nevicato un pochino di più. Io, nonostante il mate di coca che abbiamo bevuto poco fa, sto accusando un po' stavolta. Non mi era mai successo, ma sento un affanno davvero bestiale e anche un leggero mal di testa improvviso che mi è venuto nell'ultimo quarto d'ora. E più fa veramente freddo. Adesso facciamo la strada camminando, pian pianino, zigzag, in modo da allentare un po' la ripidità del sentiero. E più che sì, pian pianino. Ci fermiamo un po' spesso perché ho davvero un affanno anomalo. Così si acclimata. Io per adesso tutto benone, penso che la coca mi stia dando una spinta pazzesca. Ce l'abbiamo ancora in bocca, l'abbiamo mangiata anche quella del mate. Così speriamo che ci aiuti. Adesso con calma andiamo fino a su.
c'è una leggerissima neve, è come una polvere di ghiaccio che ti taglia la faccia. Beh, non riesco a tenere gli occhi aperti quando sono contro vento perché mi taglia la faccia, fa male dalle raffiche di vento che ci sono. Ma adesso che mi sono scaldato è un pelo meglio, forse ho preso il ritmo, ho migliorato un po' il mio affanno. Però per noi che siamo tipi da mare è piuttosto estrema come cosa. Jackson, lo so che ti vergognerai di me, ma è così. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Spettacolare vedere tutta la roccia dell'ultima eruzione depositata lungo i lati del vulcano fino a valle. Si vede proprio fino ai 3000 metri, ci sono ancora delle grandi rocce vulcaniche dall'ultima eruzione. Qua per fortuna si comincia a vedere il rifugio, dovrebbe mancare poco, credo 10-15 minuti di sentiero. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Siamo arrivati al rifugio. Io non mi ricordo il tempo dall'ultima volta che ho visto la neve, te ti ricordi? No, in effetti è passato un bel po'. Siamo stati 5.000 in Bolivia ma non c'era la neve, quasi c'è tutta la neve. Adesso vediamo di bere una cioccolata calda di questo rifugio. Ah, le mani perché che ci vogliono, le mani ghiacciate, i piedi congelati. Tra le cose raccomandate per il mal di altura c'è il cioccolato! Siamo arrivati già provvisti, l'abbiamo comprato ieri. Sì, perché poi i prezzi qua sono devastanti, siamo di essere sulle Alpi. Non che io sia mai andato sulle Alpi, però immagino dei prezzi europei. Non la compriamo la cioccolata calda, costa troppo, abbiamo quella fredda, va bene lo stesso. Luca ha con sé un giubbino molto più pesante, molto, Dio, un poco più pesante, ma oggi ha deciso che, boh, era sufficiente quello che usa nei climi miti. Sì, volevo fare il duro oggi. Cioè, praticamente io sono salito a 5.000 metri. Con la felpina. Con un QA. E il QA. Una felpa, e sotto una maglietta scrausa senza niente sotto. Quindi pronti per l'ennesimo video? Abbiamo la febbre! No dai, speriamo di no. La scalata al Cotopaxi dura 2 giorni. Praticamente durante il primo giorno si arriva fino qui, a questo rifugio, José Ribas, a un'altura di più o meno 4.800 metri. Ci si è acclimata. 4.860 e rotti. Che precisione. Ci si è acclimata qui, si riposa fino a mezzanotte. E da mezzanotte, 12 e mezza, si parte per la salita fino al cratere del vulcano e sono più o meno 5-6 ore di camminata. Dalle 4 alle 6 ci hanno detto, dipende dalle condizioni meteo, dalle condizioni fisiche. È obbligatorio andare con una guida? Una guida ogni 2 persone perché è piuttosto pericoloso. La camminata è piuttosto impegnativa, ci vuole qualcuno di esperto, ci vuole un equipaggiamento adeguato perché il clima è molto rigido e anche le condizioni del suolo sono piuttosto precarie. Infatti da bene qua la guida ci ha spiegato che un annetto fa più o meno una ragazza è morta perché nonostante la guida perché a causa del cambiamento climatico un ponte di ghiaccio è ceduto, la ragazza è precipitata in un crepaccio, ha picchiato la testa e è morta. Quindi se veramente è impossibile andare senza guida è una cosa obbligatoria da fare. E si va di notte proprio per il fatto che il ghiaccio è più duro, perché fa più freddo. Più duro, quindi c'è meno probabilità di valanghe, magari che si stacchino pezzi di suolo e quindi che
generino problemi non indifferenti. Si parte in piena notte, si arriva per l'alba, si vede l'alba e in 10-15 minuti al massimo bisogna scendere velocemente, bisogna scendere, iniziare a scendere per il fatto che l'ossigeno manca ancora di più, ovviamente, essendo ancora più in alto, e potrebbe portare danni al corpo stare su troppo tempo. E ecco qua dietro il Cotopaxi. Questa cosa bianca annuvolata. C'è nuvola, non si vede il Cotopaxi. In ogni caso il Cotopaxi è il secondo vulcano più alto di tutto l'Ecuador, si vede anche dal pueblo, quindi nel caso lo vedremo poi dalla città. È davvero iconico, un po' come il Monte Fuji in Giappone, perché è proprio di una forma lineare, sì, simmetrica. Molto simmetrica, sembra disegnato. L'Ecuador è un paese con 84 vulcani, tanto che uno studioso anni fa, scherzando, ha detto che gli ecuadoregni sono molto curiosi e strani per il fatto che con 84 vulcani come possono dormire sogni tranquilli? L'ultima eruzione del Cotopaxi è stata nel 1877. Prima ogni 100 anni all'incirca eruttava. Invece dal 1877 ha smesso di eruttare. È molto monitorato, quindi non c'è il rischio che dal giorno alla notte erutti e quindi noi qui siamo in pericolo. È monitorato e è un processo di settimane, a volte mesi, l'eruzione. L'unico processo che c'è stato negli ultimi anni è stato nel 2015, quando ha eruttata molta cenere. Non c'è stata lava né niente, ma tantissima cenere che ha anche fatto diversi danni per la flora e la fauna di questo parco e per la gente anche che abita piuttosto vicino. In più c'è un sistema di allerta temprana, ovviamente, che suona e dà le allarmi nel caso in cui i macchinari prevedano l'eruzione. Peccato non riuscire a vederlo da qua, perché davvero la sua silhouette è meravigliosa, tanto che Cotopaxi significa il collo della luna. Infatti in lingua Quichua Coto significa collo e Paxi significa luna, quindi da lì collo della luna. Quindi per stimarci ancora un po' della nostra rara escursione in montagna, sottolineiamo che qua siamo a 4860 e rotti metri sopra il livello del mare, quindi siamo più su della punta del Monte Bianco. Cotopaxi invece ha un'altura di approssimativamente 5896 metri, qualcosa così. E con questa altura in questa parte del mondo risulta più alto, contando dall'interno della Terra, del Monte Everest. Il monte più alto al mondo, però contato dal centro della Terra, è il monte più alto dell'Ecuador, cioè il Chimborazo, è più a sud. Che è 6200 metri e rotti. Nelle prossime settimane, quando saremo su una maca in piena Amazzonia, ricorderemo questo momento. Adesso scendiamo dal rifugio per la via ripida. Comunque, emozione bellissima, paesaggio incredibile per noi, poiché non siamo abituati, che siamo più abituati in un paesaggio completamente diverso. È una grandissima emozione. Poi qua la terra prende una colorazione rossastra giù per la parete. Dal rossastro fino al giallo, al marrone scuro, quasi cado. Peccato davvero non poter godere di una vista limpida, perché deve essere ancora più suggestivo. Purtroppo oggi è nuvoloso, ci hanno spiegato che è la stagione migliore per venire a vederlo, però con il cambiamento climatico piove parecchio anche d'estate negli ultimi anni, e quindi capita spesso di vedere nuvolo e tu non puoi saperlo prima di arrivare, perché la città è a 2009 tipo, 2008, e a qualche chilometro da qua, quindi se anche là c'è il sole, qua il clima può essere completamente diverso. Però diciamo che anche con la nebbia è una vista che ha il suo fascino. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Secondo vulcano attivo più alto del mondo. Wow.
Still nobody knows, but I'm a choice. We'll try it and take what comes and goes. Sta bien vanitoso, mira. Mira, mi gusta che gli tomamos foto. Eccoci alla laguna Limpio Pungo, che significa in Quichua porta aperta. È una laguna vulcanica che si è creata con l'ultima eruzione del Cotopaxi. È una laguna di 60 centimetri, più o meno per tutta la sua vastità è di 60 centimetri e non è profonda. E viene alimentata da un paio di fiumi che scendono dai vulcani qua vicino. C'è una leggenda riguardo questa laguna Limpio Pungo che parla di un pastore che era solito venire a far pascolare i propri lama vicino a questa laguna, che ai tempi era immensa. Amava profondamente questo paramo e la laguna stessa, ma un giorno purtroppo un lama cadde nelle acque della laguna. Lui si è buttato subito per cercare di salvarlo, ma le acque della laguna lo inghiottirono, facendolo morire di freddo. A quel punto gli apparse un dio e con l'ultimo filo di voce che gli rimaneva in corpo gli ha chiesto e ha scongiurato che potesse rimanere sempre insieme alle acque della laguna. Il dio gliel'ha concesso, lo trasformò in una roccia che sarebbe per sempre stata vicina alle acque della laguna. Il dio decise anche di fargli un particolare regalo. Visto che il pastore amava così tanto questo posto, ha deciso che ogni qualvolta che una persona passasse per quella pietra e ponesse particolare interesse in essa, il pastore potesse tornare a vivere per raccontare la sua storia. Purtroppo ad oggi la laguna si sta via via asciugando e la leggenda vuole che quando la laguna sparirà, sparirà con essa anche la roccia, l'anima del pastore, e che si tramuterà in cenere. L'intero parco del Cotopaxi è area protetta, ovviamente, e ci tengono parecchio, è serio, è gestito davvero in maniera seria, con telecamere e tutto. Ci tengono a proteggere questo luogo e è bellissimo vedere che ci tengano. La flora e la fauna è molto varia e molto ricca. Gli animali più emblematici che ci sono da queste parti sono il puma, l'orso andino, i lupi, dopodiché ci sono conigli, i cavalli selvatici, ci sono i cavalli completamente liberi allo stato brado, passano l'intera vita senza avere contatti con l'uomo. È davvero una cosa emozionante e bellissima vedere che ci siano ancora posti nel mondo, grazie al cielo, dove anche i cavalli sono ancora liberi totalmente. Altri? Basta. Abes, il losso, l'uomo. L'unica pecca del parco è che si può entrare anche con la propria auto e quindi questo comporta che non si è sempre monitorati e purtroppo c'è gente che non ha la coscienza e la cultura di sapere che è assolutamente pericoloso e vietato nutrire gli animali selvatici. Pulisciti un po', 10 minuti, facci questo regalo, no? Siamo proprio di fronte al Cotopaxi. Dalle nuvole da qua si intravede il suo fianco. Noi riusciamo a vedere, non so se si vede anche dalla macchina, vedremo un pochino del suo ghiacciaio qua. Vediamo se ci fa un regalo questi ultimi minuti per farci scorgere un po' i suoi fianchi. Ci diceva la nostra guida che a causa dell'altura e quindi della mancanza d'ossigeno anche le auto iniziano a non andare al 100%, per quello è molto importante non venire al parco con auto poco raccomandabili, ma possibilmente con 4x4 o comunque con macchine in buona condizione. Questo è il parco più apprezzato, meglio tenuto, più visitato dell'Ecuador, solo secondo a quello delle Galapagos. Abbiamo visto che in questo parco ci sono anche gli allenamenti dei militari. Proprio grazie all'altura si specializzano allenandosi sulle montagne e c'è molta gente che viene con la bicicletta. Abbiamo visto che è molto amato l'andare in bicicletta da queste parti, abbiamo conosciuto diversa gente che ha fatto dei percorsi pazzeschi in bici e anche qua c'è una buona presenza di ciclisti che stanno girando il parco. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
things are not the same as they were a year ago, but I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Aprendo un po' il clima e dalle nuvole spunta e si vede la forma e il ghiaccio del Cotopaxi. Way back a year ago. Arrivati a casa, tornati a 2008-2009. Sì. Luca è distrutto, Luca non l'ha vissuto bene oggi. Pezzi. Si vede che non aveva il fisico pronto oggi. Sembra, ma dipende da mille fattori, da come dormi, quanto mangi. Io, perfetto, ottimo. È stato come una passeggiata in città, bravissima. E adesso, niente, andiamo a chiedere informazioni riguardo il posto in cui vogliamo andare domani, una bellissima laguna. Sì. E poi, basta, ci buttiamo a letto.